Nella giornata di giovedì 9 luglio, presso il circolo Rarinantes di Napoli, la consigliera regionale Flora Beneduce ha presentato la sua candidatura per le prossime elezioni tra le fila della lista civica Campania Libera. Una scelta non facile, quella di abbandonare Forza Italia per andare a sostenere il governatore uscente Vincenzo De Luca, ma come spiega la consigliera, una scelta obbligatoria, data la deriva leghista presa negli ultimi tempi da Forza Italia, che come sostiene la Beneduce, non rispecchia la sua natura liberale e democratica. Nonostante le incessanti critiche produttive mosse nei confronti del governatore uscente durante la sua presidenza, Flora Beneduce spiega che la sua stima nei suoi confronti è nata proprio in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, in cui l'operato di De Luca è stato impeccabile, riuscendo a tenere alto il nome della regione Campania, elogiando la sua capacità di tener testa al governo nazionale. In serata, dopo la conferenza stampa, in un circolo Rarinantes che ha dovuto necessariamente limitare gli ingressi a causa delle normative anticontagio, la consigliera ha presentato la sua candidatura con Campania Libera, una lista civica, come spiega la Beneduce, che ha fatto della libertà di pensiero il suo slogan. Per quanto riguarda l'operato futuro, annuncia il suo continuo impegno nell'ambito dell'ambiente e della sanità, in quanto si definisce da sempre prima un primario ospedaliero e solo successivamente un politico. Diciamo che Forza Italia nel tempo, negli anni, in questi ultimi anni si è svuotato del suo contenuto liberale, del suo contenuto democratico e del suo contenuto popolare, e questo è quello che mi ha spinto a guardarmi attorno. Poi il fatto che la Lega viene giù in Campania e pretende alcune cose ed alcuni colleghi si avvicinano a questa deriva populista e sovranista, io non potevo mai accettarla, perché io sono profondamente, ho delle radici democristiane e quindi non potevo accettare questa deriva. Ma perché la scelta di De Luca? Perché io ho visto che comunque è un decisionista. De Luca non è, io non lo ritengo un uomo di estrema sinistra, ma ritengo un uomo che fa le cose per bene, che possono andare sia a destra che a sinistra. Se uno fa il bene per la città, per i propri cittadini, e lo abbiamo visto e l'abbiamo anche confrontato nel periodo del Covid, signori miei, significa che è uno che sta accanto ai cittadini, che questa, la salute, non, ha tutelato la nostra salute, e la salute non è né di destra né di sinistra. Sono stata tra i consiglieri più produttivi, quelle che ha portato avanti molte proposte di legge che sono diventate legge, mozioni che sono state comunque accolte da tutte, votate anche dalla maggioranza, ma io quelle che farò tra i prossimi 5 anni, ovviamente se sarò eletta, ma lo farò anche se non sono eletta, perché io sono un medico e le cose che devo fare le faccio lo stesso, e rappresentano queste leggi la base programmatica su cui voglio sviluppare le altre cose. Ovviamente io ce le faccio, perché lo facevo prima da primario ospedaliero, le continuo a farle adesso e continuerò, anche se non dovessi sedere tra i banchi del Consiglio regionale. La mia storia è questa, la mia storia è fare il medico accanto ai cittadini, accanto alle fasce deboli, e sono per il welfare, ma nel modo più assoluto.